Si scaldano i motori. Tutto è pronto per una nuova ed entusiasmante avventura nella casa più spiata d'Italia. Il Grande Fratello VIP 3 è alle porte. Lunedì 24 settembre, dagli studi di Cinecittà, andrà in onda la prima puntata dell'edizione 2018. Per Endemol Cine Squadra che vince non si cambia. Da 2 anni, infatti, l'edizione VIP è affidata a Ilari Blasi. La signora Totti, con il suo gergo romanaccio, aprirà le porte della casa del Grande Fratello. Al suo fianco, come sempre da 2 anni a questa parte, ci sarà Alfonso Signorini. L'esperto di gossip, direttore del settimanale Chi, nonché opinionista di punta dei programmi Mediaset, si divertirà a commentare le avventure dei concorrenti di questa edizione. Alfonso, che lo scorso anno si è reso protagonista di un acceso diverbio con Giulia Dell'Ellis, andrà a punzecchiare gli inquilini della casa, e cercherà di portare in scena intrecci amorosi e gossip succulenti. Punto intanto, Ilari Blasi proprio a pochi giorni dal via, sembra voler rivoluzionare il suo look. Come testimoniato dalla pagina fan a lei dedicata sui social, ovvero Ilari Blasi Fanpage, è online uno scatto in cui la nuova Ilari posa insieme al team che si occupa dell'organizzazione e della presentazione del Grande Fratello VIP 3, e tutti già si chiedono se sfoggerà questo look anche durante il reality. Bellissima come sempre, in queste ultime foto di gruppo la Blasi ha una nuova acconciatura. Ha legato i capelli in un occhignon alto e sfoggiato una frangia che ricorda gli anni 70 con i ciuffi più lunghi che le scendono ai lati della fronte. Punto mentre tutti si domandano se Ilari il 24 settembre 2018 sfoggerà questo look, andiamo a spulciare qualche novità sui nomi del cast scelto quest'anno dalla produzione Endemol Cine City. Anzitutto, una delle principali novità è l'assenza di Gabriele Parpiglia. Non ci sarò, mi mancherà, ma ci sono altri progetti in ballo, ha scritto su Instagram la penna del settimanale Chi. E proprio il rotocalco diretto da Alfonso Signorini annuncia i nomi dei concorrenti del Grande Fratello VIP 3. Ci sarà spazio per il comico Maurizio Battista, le Donatella Giulia e Silvia Provvedi, ex fidanzata di Fabrizio Corona, NDR. Chiusa parentesi tonda, il campione olimpionico Fabio Basile e l'attore Enrico Silvestrin. E ancora, come si vede nello scatto postato da Chi, spazio a Martina Amidi, Eleonora Giorgi, Lisa Fusco, Ivan Cattaneo, Gianne Alexander, Walter Nudo, senza dimenticare gli ultimi arrivati Elia Fongaro, Andrea Mainardi, Stefano Sala e Benedetta Mazza, anticipati dalla rivista SPI. E Francesco Monte, punto di domanda, punto l'ex naufrago e tronista di Uomini e Donne, coinvolto nel caso Cannagate in occasione dell'avventura in Honduras, ci sarà o no al Grande Fratello VIP 3?
dopo alcuni rumors circa il veto posto dai vertici Mediaset per la presenza dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ecco quali sono le ultimissime novità. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, infatti, Francesco Monte il 24 settembre sarà all'interno della casa di Cinecittà.